Eccomi! Ci siamo? Vediamo se qualcuno mi vede, se no sono rovinata. Giada, mi accendi quel telefono? Sei qualcuno? Katia, mi scrivi, tesoro? Vi prego, speriamo che leggo i commenti. I commenti non li leggo, Potete scrivere? Giada, mi accendi quel telefono, grazie. Non leggo i commenti. Provate a scrivermi quello là lì, un attimino. Adesso vediamo. Oh, Maria Pistocchi, ciao, ciao, perfetto. Allora, dovevo farla oggi pomeriggio, però. Ciao Cinzia, busca! Allora, dovevo farla praticamente oggi pomeriggio, però vi devo confessare una cosa: siccome devo andare al concerto di Gigi D'Alessio, allora preparo la cena per questa sera, ok? Ma in occasione faccio veramente un piatto veloce, magari può servire anche a voi, eh? Ciao mamma, ciao Luciana! Dai, dai, taggate tutti, fate chiocciola tutti, Katia! Così iniziamo e vi faccio due ricette veloci che mi servono, a meno che poi mia figlia non gli venga in mente una pasta, la faccio qua con voi al volo, vero Giada? Non ti viene in mente, eh? Speriamo di no. Sì, Maria, sì, vado, vado. Mi piace, mi piace. Non lo diciamo a nessuno, dai. Allora, vediamo un attimino, aspettiamo, intanto vi faccio vedere un attimino gli ingredienti, ok? Oggi faccio dei bocconcini alla mediterranea e li vado a infarinare, io ho preso un petto di pollo, li vado a infarinare e li metto della cipolla, dei pomodorini, delle olive nere e alla fine io li metto delle scaglie di mandorle, però voi potete mettere anche i pinoli, viene buonissimo. E diventa un pollo succulento. Sapete che il pollo è un po' stopposo, è un pochino asciutto. Invece, fatto col nostro Magic Cooker, lo rende molto molto succulento. Lo sappiamo bene che il nostro coperchio ci permette di mangiare sano, ma nello stesso tempo gustoso, grazie ai fori di Venturi che cuociono a basse temperature. Ok, ciao Morena, Katia Cavallari. Marietta, ciao! Ben arrivata Marietta! Allora, poi un'altra cosa, chi non può, comunque lo sappiamo, può vederla in differita, quindi c'è la replica, può benissimo vederla. Per tutti quelli che abitano in Lombardia, noi abbiamo l'evento proprio Magic Cooker dove potete vedere con tante promozioni, con una bella promozione per le clienti, per le nuove, e vedrete all'opera anche il nostro Magic Cooker, ok? Quindi conoscerete anche le chiate. Quindi chi si vuole aggiungere può scriverlo qua, vi contattiamo e vi diamo tutte le indicazioni. Va bene? Quindi io direi di iniziare. Allora, come ho detto prima, per chi si è collegato, Rosanna Lai. Buongiorno e ben arrivata in questo meraviglioso gruppo, eh? Per tutte le nuove, voi lo sapete che Magic Cooker le ricette del cuore, oltre ad avere comunque delle dirette dove noi vi aiutiamo, questo è un centro proprio assistenza, no? Di chi ha il coperchio oppure chi è nuovo, è incuriosito e vuole vedere. Qui troverete tutte le ricette. Tutte fatte poi dalle clienti, ragazzi, che sono più brave di noi. Allora, come dicevo prima, io vado a fare dei bocconcini di pollo. Vedete, io l'ho preso già, preferivo il tacchino, però non l'ho trovato, ho preso il pollo. L'ho tagliato a tocchetti, ok? Vedete, l'ho toccato a tocchetti. Lo vado un attimino a infarinare, ma prima di infarinarlo, ok?
Ma il nostro sistema, sapete bene che potete anche rosolare a bassa temperatura o mettete tutto insieme. Siccome io faccio sempre tutto insieme, oggi, visto che ho un pochino di tempo, vado a imbiondire un attimino, faccio due giri d'olio, un po' di cipolla. Vedete? Vado a mettere un pochino di cipolla. Ragazzi, fatela questa ricettina perché viene benissimo. Poi pomodorini e il resto lo voglio andare a mettere. Quindi copro col mio Magic Cooker il tempo di infarinare. Posso metterlo, voi lo vedete? Vedete anche se lo metto qui? Vedete che c'ho dentro la cipolla? Perfetto. Allora, accendo la fiamma. Fiamma, e io sto usando un fornello grande, quindi medio-alta, ok? Comunque devo andarla a far rosolare, quindi l'accelero pure. Allora, un sistema per infarinare, ma non vi devo insegnare niente io, vedete? Io prendo un sacchettino, così li metto dentro la farina e guardate cosa faccio. Vado a svuotare il mio pollo qua, vedete? Vado a svuotarlo tutto. Volevo fare mezzo petto, no, di pollo, ma qua mangiano, ok? Allora, non avevo sotto mano un'altra pentola, se no avrei utilizzato quella lì, ma va bene, noi dobbiamo far vedere come comunque funziona, no, il nostro Magic Cooker. Scusate un attimino, ecco qua. Devo avere tutto sotto mano, eh? Allora, chiudo un attimino, guardate, guardate, chiudo. Ciao Tiziana! Vado a infarinare così, ok? Perfetto, ecco. Questo mi permette, ragazzi, la cucina con il nostro ottimizzatore non si sporca. Se la sporco è perché sono io che sbatto e faccio, capito? Ecco. Vedete? Si sta già facendo, pensate quanto è veloce, guardate, sentite? Sentite? Ok, allora io cosa faccio? Lo sposto dal fuoco un attimino perché devo andare a inserire il mio pollo, ok? C'ho i guanti ragazze, c'ho i guanti, guardate che meraviglia. Allora, andiamo a mettere... Questa è una ricetta molto buona, fatela perché guardate, nel giro di un quarto d'ora, sbattete bene mi raccomando, questa è una 32, mo, secondo voi i miei figli saranno contenti di avere questo bel po' di pollo? Giada, sei contenta? Perché ce l'ho qua in differita, mia figlia che non sta bene, e ce l'ho qua, allora. Andiamo alla ricerca del pollo, ecco qui, sbattiamo bene, lo andiamo a inserire tutto senza lasciare fuori un pezzo, guardate, ma anche se si va a cavallare, proprio perché noi andiamo a cucinare col nostro ottimizzatore, possiamo metterli anche uno sull'altro, eh? Un po' il sistema della frittura, no? Quando andiamo a fare una bella frittura di immersione, io... nella quadrata, io frigo anche 15-16 cotolette tutte insieme, anche di più, ne ho fatte anche di più, però non mi ricordo il numero, però erano tantissime, ok? Ce n'è ancora? Vediamo, sì, imboscato, raga, guardate che meraviglia, ma poi che pollo! Diventa di una succulenza incredibile. Ok, perfetto, non ce n'è più, sì, ne ho dimenticato uno. Aspettate, di più di uno. Esce il pollo a sorpresa, ragazzi. Ah, Katia Ferretti, sto usando la 32. Ok? Perfetto, vado a sbattermi un attimino, ragazzi. Perfetto. Ora io ho infarinato, guardate, tutto senza trucco e senza inganno. Vado a mettere i miei pomodorini. Guardate che bello, eh? Tutto così, fate tutto crudo.
Guardate, questa è una ricetta che fatela perché è buonissima. Vado a mettere le olive nere denocciolate, vedete? Ok, le vado a mettere così. Allora, il sale, se volete, lo mettete subito. C'è chi aggiunge anche il vino, no? Però io, sinceramente, no. Le metto tutte perché viene buonissimo. Aspetta, ecco qua. Ok? Mettiamo via tutto come fanno gli chef, ok? Vado a coprire col mio Magic Cooker, ok? Va bene? Quindi 32 con, e vi faccio vedere. Vado a utilizzare questa qua siccome mi serve, adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa nel frattempo, vado a metterla qui, fiamma alta! Sto utilizzando un fornello medio, quindi fiamma alta, anzi la metto qua, guardate. Vedete? Fiamma alta così. E lo faccio ben rosolare, ok? Metto il tempo, circa neanche, vediamo, 5 minuti, 6 minuti, vai. Alexa, timer 6 minuti. 6 minuti. A partire da ora. Adesso sicuramente tutte le Alexe si sono avviate. Ora, siccome mio marito è a dieta, le verdure in questo periodo sono bellissime. Oggi sto usando Mammaria, ok? Ragazzi, io sto utilizzando lo Smart and Dynamic, ok? Che ci permette quell'1% di sostanze, no? Sapete che le sostanze organolettiche non si inalterano, non si disperdono. Beh, però con diciamo, il sistema classico l'1% no, magari va via, a differenza dello Smart and Dynamic che le tiene integre proprio al 100%, ok? E in più possiamo mandarlo anche in autocottura, no? Con lo Smart and Dynamic. Ora facciamo queste belle, questa bella verdura. Ciao Asia, amore! Anche le bambine mi vogliono bene. Ciao Asietta! Allora, vedete, io ho lavato, io non so da voi, ditemi voi come lo chiamate, da noi cavolo cappuccio, vedete? L'ho tagliato finemente, ok? E lo faccio tutto insieme con cipolla, pepe nero, ok? E lo faccio andare. Qui dentro, siccome l'ho già lavato, c'è un pochino d'acqua, con la stessa acqua. Questo in 10 minuti è pronto, ok? Quindi cosa faccio? Vado a mettere così, guardate, fate uno strato così, poi andate a mettere un goccino d'olio, fatela, potete farlo anche con i broccoli, potete farlo anche con la Catalogna, con questo sistema che vi sto facendo vedere io, Poi facciamo uno strato di verdura, vedete, così, così, perfetto. Mammaria è bellissima, mamma mia, tanta roba. Vado a rimettere la cipolla, guardate, insieme, così, perfetto, così si cucina, viene buonissimo. Vado a mettere, non mi ricordo più, cosa, il pepe nero, vediamo dov'è il mio pepe nero. Eccolo qua. Intanto frigola. Vado a mettere poco pepe nero, il pepe nero fa bene, raga. Qui nel cavolo potete anche aggiungervi questo qua, potete anche aggiungere come si dice, anche la curcuma, se fate così anche finocchi, tutte le verdure, ma la cosa bella col Magic Cooker le mangiate in un modo spettacolare, in un modo gustoso, cosa che se lo fate col metodo tradizionale cade tutto e non è buono. Andiamo a mettere l'altro strato, guardate, ok, vedete, guardate quanta ne fate, mamma mia. Andiamo a mettere quel poco d'acqua, ok, ecco qua, ma qua è tanta roba, Vado a mettere l'altra cipolla, guardate, così.
Oppure potete mettere anche facendo, tipo io faccio Monique con le patate, con le zucchine, strato di olio, peperone, pepe nero, formaggio, potete aggiungere anche del pepe nero, del pan grattato. Finale, vado a mettere questo, io il sale lo metto sempre alla fine, ok? Rimetto un goccino d'olio, perfetto. Chiudo col mio smart in dinamico, ok? Metto sul mio fornello, oh oh, ma la mia cucina è pulita, eh? Fiamma alta, dal momento in cui esce il vapore, ragazzi, ma neanche 10 minuti la mia verdura è pronta, ok? Aggiungo, scusate, mezzo, perché mezzo bicchiere d'acqua, ok? Fiamma alta, adesso pulisco, cioè io ho sporcato, non ho sporcato col vapore, è sporco con, cioè allucinante. Ok, fiamma alta, dal momento in cui esce il vapore vuol dire che l'ottimizzatore è arrivato a temperatura, quindi mi permette di cucinare tutte queste sostanze qua, integrarle dentro, quindi io quando le vado a assaporare, le assaporo tutte, le mangio tutte, sì! Smart and Dynamic, aspettate un attimo, per chi mi conosce lo sa come sono fissata, vero ragazze? Fatto cadere la farina? Allora, andiamo a vedere qua, guardate, si sta già alzando, si alza, ma io voglio andare a curiosare, perché voglio girare, ok? Potete girare... Guardate che bello, potete, siccome, allora, tanti sfumano, no, col vino, io volevo sfumare con l'acqua, guardate che meraviglia, adesso vi faccio vedere da vicino il colore. Secondo voi, datemi un consiglio, lo vado a sfumare col vino o con, lo faccio andare con un po' di acqua? Dai, a voi la scelta, veloci però, Allora, visto che manco 6 minuti, Alexa, quanto manca? Ah, è arrivato 6 minuti, quindi abbasso leggermente, Cosa metto, ragazzi? Il vino. Olè, andiamo col vino. Alexa, stop. Ecco, vedi, una nella casa che mi ascolta è solo Alexa, solo lei mi ascolta. Allora, io potrei anche metterlo da qua, guardate cosa sto facendo, guardate, non abbiate paura, guardate, non sto guardando, scende tutto, così io evito i vapori, ok? Pensate che bello Magic Cooker, Allora, vino così diventa anche più croccantino, sì, ma io no, ve lo devo chiedere, perché magari ci sono quelli che il vino non lo vogliono, io devo far capire, volete, che poi certi mettono il brandy, certi mettono di tutto e di più, ok? Comunque raga, viene una meraviglia, ok? Nel frattempo, io, quando è così, diciamo che è quasi a metà cottura, è vero Antonietta Simone, anche la tua, lo so, perché quando fanno le dirette dicono Alexa, un grido se non si agita Alessia, anche la mia parte, ok? Quindi lo so, hai ragione. Allora, alziamo, dov'è qui? Ecco qua, vado a mettere un pochino di prezzemolo, ecco qua, giusto per dare quel saporino, e un pochino di sale. Attenzione, visto che col nostro ottimizzatore, come dicevo, le sostanze organolettiche degli alimenti non si inalterano, quindi non perdono le loro proprietà, attenzione col sale, quindi dovete stare un pochino meno, ok? Però col nostro ottimizzatore, voi volete assaggiare, c'è sempre tempo poi per aggiungere, per togliere, no, mi raccomando. voi avete il maschio, avete Google, noi abbiamo femmine,
Quindi vado, mamma che bello ragazzi. Ecco qua, guardate che bello, è già 97 gradi, quindi la temperatura è arrivata. Qui come siamo? Allora, Alexa, timer 10 minuti. 10 minuti, okay. A partire da ora. Questo sta andando ragazzi, tanta roba, quasi pronto ragazzi il pollo, non mi sembra manco vero. Allora ragazze, nel frattempo vedete com'è veloce il nostro magic cooker, è proprio veloce, velocissimo, quindi noi anche due pietanze le facciamo nel giro anche di 20 minuti, quindi soddisfiamo anche più persone, e tanto è vero che veramente un motivo bello per acquistare il magic cooker è proprio perché non devo utilizzare 25.000 pentole, no? E fai il soffritto e fai quello. Io in un'unica pentola la pasta la faccio. Faccio certe spaghettate, ragazzi, che quando arrivano i miei amici, anche a mezzanotte, in 10-12 minuti io la faccio, no? Con tutta la preparazione, attenzione. Poi, altra cosa che volevo dire, come ho detto all'inizio, per chi è in Lombardia, noi abbiamo l'evento il 10 ottobre, ok? Per chi è interessato scrivete qua, ok per evento, e noi vi diciamo tutto in privato, dove venire, comunque al binario 7 di Monza, ok? Va bene? C'è qualcosa che fate e non vi riesce? Vediamo se vi posso aiutare nel frattempo che aspettiamo la cottura. Io la vado a girare, mamma che buona ragazzi, che buona, che bontà. Quando ho scritto piatto morbido, morbido e succulento, era proprio questo. Ok? Adesso ve lo faccio vedere. Non c'è trucco e non c'è inganno, lo vedete? Ecco qua. Poi ripeto, alla fine se volete la rosolatura accelerate la fiamma un pochino alla fine, ok, per evento. Perfetto Marietta, adesso noi ti contatteremo e ti daremo tutte le dritte per arrivare. Katia o Gelsomina, se avete, scrivete alla signora così gli giriamo tutto quanto, va bene? Quindi sono contenta perché sarà un evento molto bello, soprattutto per le nuove promozioni. Poi vedete una cottura, conoscerete me dal vivo. Grazie a te Marietta. Io non ho mai fatto gli spaghetti aglio, olio e peperoncino con il procedimento. Tesoro mio, io sono la maga di quello. Allora, guardami, guarda, sentimi bene, è la cosa più facile che possa esistere. Ci sono due modi, io la faccio tutto insieme, ti garantisco, provala, provala, perché viene una bontà, ok? Allora, con gli ingredienti tutti insieme, io c'ho un mio preparato, però l'aglio, l'olio e il peperoncino si sa, aglio, olio abbondante, un pochino abbondante olio, peperoncino, giusto, c'è chi mette l'alice, ok, oppure fa andare il pan grattato da un'altra parte. Io te la parlo semplice proprio, ok, io metto aglio, olio, peperoncino, certe volte l'acciuga, certe volte no, e un preparato che c'ho io. Voglio fare mezzo chilo di pasta, quindi 5 etti, giusto? 5. Io devo utilizzare come base, guardami, questo qua, guarda, è un prototipo, questo non mi fa sbagliare. Metti 5 bicchieri di acqua, vai a salare, mi raccomando il sale non come quando bollite l'acqua, ok? Come se stai salando il condimento. Metti pure gli spaghetti, chiudi col magic cooker, ok? Fiamma alta, dal momento in cui esce il vapore, conta i minuti della pasta. No, esce il vapore, metti a minimo, ma minimo minimo deve essere,
conti i minuti della pasta, 10, 8, sta indietro di 1, andate a controllare perché nella pasta, a differenza del riso, che noi non, come si dice, non giriamo, la pasta va girata ogni tanto, ok? Ed è fatta, è buonissima, te lo garantisco, ok? Allora, il pollo, vediamo qua. Che bontà, ragazzi, che bontà queste verdure. Vediamo se le vedete. Ragazzi, la cosa che vi devo dire, allora, le verdure, ricordatevi questa cosa che vi sto per dire, non devono essere, vero che il nostro sistema accelera, ma le verdure non vanno mangiate mollicce, vanno mangiate abbastanza croccanti, ok? Solo così le mangiate veramente buone. Allora, il mio pollo è pronto, guardate, guardate che spettacolo, ve lo faccio vedere, qui acceleriamo un po' la fiamma, lo vedete, aspettate che... È rosolato, ve lo garantisco. Lo lasciamo qui perché aspettiamo poco poco le verdure. Guardate quanto tempo, io potevo fare anche un'altra pietanza, ok? Siccome mia figlia ha detto no, e allora non la faccio, ok? Comunque è molto molto comodo per chi è nuovo, veramente ragazzi vi cambia la vita, ok? Aspettate che mi hanno chiamato, ecco, queste sono... Vabbè, io intanto impiatterei il pollo. Che dite? Lo impiatto? Lo impiatto il pollo? Ciao, Gabri! Allora... Cioè, lo sanno che faccio le dirette, no? Allora, grazie perché con la carbonara io faccio rosolare il guanciale. Poi lo tiro, brava, e butto gli spaghetti, così il guanciale... Sì, va benissimo anche così, eh? Sì, il 10 ci saranno le chiate! E ci sarà lo show, le conoscete le chiate, no? Quindi ci sarà lo show delle chiate sul palco. È vero? Prepari... La cena, sì, sì Gabri, perché vado dal tuo Gigino, vado da Gigi D'Alessio questa sera. Poi ti mando il video. Allora, vediamo, ragazze, no, però aspettate, ma le scaglie di mandorle, devo lasciarlo 2 secondini, con le scaglie, 2 minutini e via. Vai, inizia già, mi ero dimenticata le scaglie, di mandorle, ok? Ridi, ridi, mia moglie vorrebbe esserci all'evento. Giuseppe Nicosia, se sei di Milano, Katia, spiegagli, che c'è il signor Giuseppe Nicosia. Sì, e poi tra l'altro abbiamo fatto un pullman ragazzi per chi è di Bergamo, quindi aggregatevi, mettete ok all'evento e poi chi è di Bergamo metta ok all'evento con pullman, sono di Bergamo. Mandate tutto a Giuseppe Nicosia per favore. Giuseppe, di dove sei? Ma guarda che bella idea, così vedete le chiate, ci fa piacere, vorrebbe esserci all'evento. Ecco, dai, ci sono persone che stanno dicendo che vogliono venire, quindi noi siamo veramente felici, perché arriva alle 7:30, c'è anche un piccolo apericena, poi alle 20 inizia l'evento e ci divertiamo tutti insieme. Ah, ok. Katia, adesso programmiamo, certo che vengo da te. Ok, questo è pronto.
Mamma, che profumo! Giada, lo senti? Lei non sente perché è raffreddata. Laura! Ciao, dove sei? Mamma mia! Allora, facciamo così. Ecco qua, lo sapete che io sono un po' pignola, però questo è un piatto che non è che puoi fare grandi cose. Alexa, stop, grazie. Vediamo se mi dice prego. No, mi... andiamo a mettere le scaglie di mandorle e il tocco deve essere, perché guardate che carino questo piatto, molto buono, gustoso, guardate, si vede? Laura, se eri qua passavi e mangiavi, guardate che bello che è, ok? Adesso le verdurine sono pronte, aspettate, faccio questo lavoro. Allora, quando fate le verdure un po' durine, lo sapete che ci vuole un po' di acqua, no? Se invece fate le verdure a foglie, voi le lavate, la regina, sì, e dell'impiattamento, ha ragione, ma perché io ci tengo perché l'impiattamento è una vetrina, no? Oltre ad essere bello, è vero che deve essere buono, ma io ci tengo, ci tengo. Allora, dicevo, le verdure fatte in questo modo, che sono durette, ci vuole un pochino di acqua ovviamente, ok? Mi raccomando, le verdure a foglia le lavate via. Accelerate la fiamma, perché tanto se c'è l'acqua, e quindi poi andate a spegnere. Ai, che buone, guardate qua, che spettacolo. Ecco qui. Sono già pronte. Le potete anche, vedete che sono molli, guardate raga, vedete? Sono fatte, ok? Potete anche metterle così. Adesso ci andiamo ad aggiungere un po' di pepe. Aspetta. Aspettate. 2 secondi, Dov'è il pepe nero? L'ho usato, giuro. Eccolo. Ok. Ma per dare colore, ragazzi, quando la verdura è calda, pepe nero, potete anche buttarci un pochino di curcuma, che è molto buona. E poi la andate a girare, ok? Così, vedete, cottissima ed è buonissima, non si devo spegnere perché è anche troppo, quindi 10 minuti fate tutto, avete visto? Caterina, Patrizia, Patrizia, Ciancio, fatto dei bocconcini di pollo, vedi, alla mediterranea, col cavolo cappuccio, l'ho fatto andare con pepe nero e cipolla e un goccino d'olio. Questi li ho infarinati e li ho fatti andare con la cipolla, un goccino d'olio, li ho sfumati col vino, ho messo delle olive denocciolate, delle scaglie di mandorla e i pomodorini. Ecco qua, vedete? Questa è calda, ok? Si mette così col pepe nero, dopodiché lo andate a girare e via, ok? E questo è il mio piatto. Qua. Io spero di essere stata brava, chiara in tutto, spero di aver fatto una ricettina che vi abbia soddisfatto, e per chi ci sarà all'evento sono felice, e che dire, un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima, con le chiate, mi raccomando, tutti all'evento il 10 ottobre, un bacio.
Ciao Marietta, ti aspettiamo all'evento. Vieni direttamente, che ti voglio conoscere. Ciao a tutti.